Bene, buon pomeriggio a tutti, ben trovati e partiamo con l'argomento di oggi, che è un argomento che svilupperemo in realtà in due incontri, uno oggi e uno la prossima volta. È un tema molto complesso, anche molto attuale, ovvero quello dell'analisi degli edifici in aggregato. Cerchiamo oggi di guardare insieme alcuni aspetti fondamentali del comportamento in caso di azione sismica degli edifici in aggregato, e la prossima volta vedremo insieme alcuni dati empirici, cioè alcuni dati che ci vengono e che abbiamo elaborato a valle degli ultimi terremoti, dei recenti terremoti registrati in Italia. Al solito andiamo insieme a visionare qual è il programma di oggi. Tratteremo il tema degli aggregati edilizi, parleremo un po' di tipologie e un pochino di danni, approfondiremo di più la prossima volta il tema dei danni. Oggi vogliamo più che altro concentrarci su quelle che sono le documentazioni, i documenti di riferimento che ci consentono di analizzare gli aggregati edilizi, quali siano le linee guida, quale sono un po' la normativa di riferimento che può aiutare chiunque sia coinvolto nell'analisi di un edificio in aggregato o di un aggregato edilizio nel assumere nella maniera migliore possibile quelle che sono le scelte legate alla modellazione e alle metodologie di analisi, che sono lo step successivo che analizzeremo, per passare attraverso il processo di conoscenza, che evidentemente acquisisce mai, come in questo caso, ancora più rilevanza, e definire insieme, analizzare insieme alcuni dei parametri che più impattano, che più influenzano, che più vanno a essere determinanti allorquando si ha il compito di definire il comportamento sismico di edifici aggregati. E poi infine vedremo rapidamente un caso studio, in modo tale da cercare di visionare insieme un po' tutte le cose che abbiamo discusso durante il nostro incontro. Quindi, con questa premessa, io direi di partire e oggi proviamo a fare un passaggio che è quello muoversi da quella che è l'analisi di un edificio singolo, un edificio isolato, un edificio che non presenta interazioni con altri edifici adiacenti, all'aggregato che per sua definizione è un insieme di edifici che si sono sviluppati nel tempo in maniera più o meno caotica e quindi un complesso molto più complesso, molto più ricco di insidie da un punto di vista di analisi e di modellazione, in cui, come si vede chiaramente sia da questa foto dall'alto, sia da questa foto in basso a destra, il progettista o colui, il professionista che è chiamato a individuare quale sia il comportamento sismico di questi edifici, deve evidentemente andare a confrontarsi con una realtà che è ricca di insidie, nel senso che è una realtà che ha avuto nel tempo una evoluzione, per cui evidentemente negli anni si sono realizzate diverse porzioni, costruite diversi manufatti, e tutto ciò ha portato a un comportamento in caso di azione sismica che non è banale né comprendere né modellare. Cerchiamo oggi di capire insieme come muoversi in questo terreno così complesso che è l'analisi di aggregati edilizi. Evidentemente è inutile sottolineare che, come in tutti i casi, ma a maggior ragione in questo, non ci sono regole generali che possono essere adottate sempre, ma evidentemente proveremo a discutere insieme alcuni degli aspetti su cui è più importante concentrare l'attenzione nel caso in cui si debba analizzare un aggregato edilizio o una porzione di esso. È chiaro che gli aggregati, come si vede da queste foto, sono
risultato di uno sviluppo urbanistico che può essere datato, iniziato secoli fa, e quindi abbiamo a che fare con dei manufatti, delle costruzioni più o meno complesse, con diversi gradi di connessione, con diverse possibili ampiezze, sia in termini, diciamo, di superficie, sia in termini di numero di edifici. E uno dei temi principali, una delle problematiche principali è quella di avere contezza di quella che è l'evoluzione di un aggregato, e questo ci può evidentemente consentire di capire qual è anche lo stato di connessione tra i diversi edifici, che è uno dei punti cruciali per la definizione del comportamento in aggregato. Vediamo qui che tipicamente, essendo un'evoluzione temporale lunga anche secoli, capita spesso che alcune zone non costruite siano state poi dopo costruite nel tempo, quindi siano state, gli spazi vuoti siano stati saturati nel tempo attraverso nuove costruzioni, che come in questo edificio, in questo aggregato a stecca, diciamo, vedete, sono magari state realizzate in una fase successiva, e chiaramente comprendere questo significa andare a comprendere anche quello che è il grado di connessione, che per esempio in questo caso può essere nullo, e evidentemente comprendere uno dei principali motivi di vulnerabilità degli aggregati, che è la presenza di pareti non ben ammorsate, non ben ancorate, e quindi chiaramente particolarmente vulnerabili all'azione sismica, all'azione orizzontale in genere, che possa attivare meccanismi di ribaltamento. Meccanismi di ribaltamento, meccanismi di crisi, che sono purtroppo, come anche nel caso di edifici isolati, si sono riscontrati in tantissimi casi negli eventi sismici degli ultimi anni italiani, e qui vi riporto alcune foto che dimostrano diversi potenziali modalità di crisi, dal ribaltamento a collassi parziali, semplici crisi a taglio di murature. Evidentemente sono diverse le casistiche e legate alla tipologia di aggregato e alle caratteristiche degli edifici che lo compongono. Non può però, non si può prescindere però da una considerazione: non sempre la presenza di edifici, non sempre il fatto di essere parte di un aggregato per un edificio è fonte di problemi maggiori. Cioè, voglio dire semplicemente che a volte l'aggregato nella sua conformazione può anche aiutare l'edificio ad avere un comportamento migliore. Questo lo vedremo attraverso dei casi, delle analisi di casi di edifici colpiti dai terremoti recenti. Però chiaramente qui vediamo che gli edifici di estremità, spesso, tipicamente, e in questo caso dove l'edilizia e la qualità murale è particolarmente scadente, però dicevo, gli edifici di estremità di una stecca sono quelli che possono avere più problemi, così come in taluni casi, quando ci sono delle grandi discontinuità in elevazione, delle grandi irregolarità in elevazione, è evidente che ci possono essere dei meccanismi di martellamento, dei meccanismi di collasso locale dovuto a una trasmissione delle azioni orizzontali in porzioni che non dovrebbero, o che non sono chiaramente state pensate per sostenere questi tipi di azioni. E quindi è evidente che da un lato la forte irregolarità può incidere negativamente sul comportamento dell'aggregato, così come a volte l'effetto confinante di tanti edifici insieme può essere invece
un qualche cosa che aiuta alcune porzioni di aggregato stesso. Quindi quello che voglio dire è che con questa semplice carrellata di foto, qui invece vediamo dei meccanismi di crisi nel piano o anche dei collassi legati a crolli parziali di coperture, voglio dire che non, se nel caso di edifici isolati è evidentemente necessario approfondire caso per caso che cosa accade, nel momento in cui si affronta il problema di un aggregato edilizio, chiaramente ancora di più i parametri in gioco sono tanti e quindi il comportamento, comprendere appieno, modellare, definire in maniera compiuta quello del comportamento dell'aggregato edilizio è certamente compito particolarmente arduo e questo non può che ricondurre l'attenzione sul fatto che la fase di conoscenza, che è sempre una fase importante, acquisisce ancora di più una rilevanza, direi, preponderante nel caso di edifici che fanno parte di un aggregato edilizio. Ma prima di entrare nel merito di quelle che sono problematiche di modellazione, richiamo l'attenzione su alcuni documenti di riferimento che possono essere utili e che ci possono certamente guidare nello studio di un aggregato edilizio. Innanzitutto richiamo l'attenzione sul fatto che esiste una cartografia nazionale degli aggregati strutturali che è stata messa a punto dal Dipartimento di Protezione Civile e quindi sul sito del Dipartimento trovate la possibilità di scaricare il dataset nazionale degli aggregati strutturali italiani. Questo è un qualcosa che non sempre è noto a tutti, ma è uno strumento che può aiutare, sicuramente aiuta coloro i quali devono poi approcciare questo tipo di problemi, perché comunque ci inizia a dare un livello zero, un livello iniziale di conoscenza. Nella documentazione di riferimento utile al fine di studiare gli aggregati, non possiamo dimenticare che già nel lontano 2010, dopo il terremoto di L'Aquila, quando fu immediatamente chiaro che alla complessità dell'entrata in vigore di una nuova normativa, che era quella del 2009, si andava ad affiancare la complessità di dover trattare tanti edifici danneggiati nei centri storici, non solo dell'Aquila, ma di tutto il cratere abruzzese. Il consorzio Relus, dicevo, in quegli anni mise a punto una linea guida che richiamava l'attenzione su alcuni aspetti fondamentali nel caso di analisi di edifici in muratura in aggregato. E quindi questo è un documento che si scarica gratuitamente dal sito Relus. E che, come si può rilevare dalla banale lettura dei capitoli, oltre a un inquadramento iniziale tecnico, pone l'attenzione in quattro capitoli. Uno, soprattutto, il capitolo 2, pone l'attenzione sulla conoscenza del manufatto, richiamando l'attenzione su tutti quelli che sono i step necessari al raggiungimento di un buon grado di conoscenza che, come vi ho già detto, diventa fondamentale. Vedete che c'è un'ampia parte relativa all'identificazione dell'aggregato, al contesto ambientale ed urbano, all'evoluzione storica dell'aggregato, che diventa fondamentale per capire come le sue parti sono state realizzate. Rilievo geometrico, rilievo costruttivo strutturale, stato di danno, per poi passare evidentemente alla fase delle indagini, che chiaramente non possono prescindere da indagini sia visive che strumentali, distruttive e non distruttive, per poi passare alla parte più specificatamente relativa all'analisi e quindi alla interpretazione del danno, con particolare attenzione a possibili cinematismi di ribaltamento semplice, composto, di flessione verticale, di flessione orizzontale, per poi passare al capitolo
4 all'analisi globale del manufatto ed è oggi proveremo a ripercorrere brevemente questo iter fino ad arrivare poi alle verifiche di sicurezza propedeutiche alla possibilità di definire un intervento. Nel 2021 però non dimentichiamoci di più recente, certamente più recente, è il documento preparato e emesso dal Commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016, disciplina degli interventi unitari degli aggregati edilizi. È un documento molto interessante, soprattutto perché oltre a richiamare alcuni aspetti base nell'analisi degli aggregati, richiama anche alcune regole applicabili nella ricostruzione a partire dal 2016, io direi che sono quelle che poi sono oggi comunemente utilizzate nei processi di ricostruzione del terremoto d'Italia centrale, ma anche del terremoto, per esempio, di Ischia, o comunque sono entrate ormai a essere parte di un processo di ricostruzione che, ahimè, vede sempre coinvolti i centri storici. Anche qui il sommario vi dà subito, immediatamente, contezza di quali siano gli argomenti trattati, ma anche c'è un'ampia e molto importante sezione legata alle definizioni, perché mai come in questo caso le definizioni acquisiscono una rilevanza fondamentale, visto il proliferare di linguaggi, di termini che a volte fanno sì che non ci si capisca nemmeno tra tecnici. Ed è questo proprio il motivo per cui ho inteso riprendere da questo documento un glossario che ritengo sia fondamentale per quantomeno condividere insieme il significato di alcuni termini che diventano di uso comune, ma che non sempre tutti intendiamo allo stesso modo. E quindi io approfitto di questa occasione proprio per leggerli, quindi per aggregato edilizio, ai sensi della normativa disciplinata dalle ordinanze del commissario per la ricostruzione sisma 2016. Per aggregato edilizio si intende che cosa? Un insieme di almeno tre edifici dove edificio è equiparato all'unità strutturale. Quindi attenzione, questo è un importante, diciamo, aspetto su cui concentrare la nostra attenzione. Quindi dicevo, tre edifici strutturalmente interconnessi tra loro con collegamenti anche parzialmente efficaci, anche derivanti da progressivi accrescimenti edilizi che possono interagire sotto l'azione sismica. Quindi un insieme di più unità strutturali, chiamate edifici per semplicità di linguaggio, più o meno connesse, più o meno legate, derivanti da un'evoluzione storica. Tra l'unità strutturale, quindi tra l'edificio e l'aggregato, però, vi è anche un altro termine che tipicamente parte dell'ingergo di chi analizza gli aggregati, che è l'unità minima di intervento, cui acronimo è UMI, che da definizione diventa la seguente: in presenza di aggregati costituiti da un elevato numero di edifici, il comune può valutare se frazionare l'aggregato medesimo individuando delle unità minime di intervento composte da almeno tre edifici. Ciascuna UMI è in ogni caso oggetto di un'unica progettazione ed intervento edilizio unitario mediante affidamento ad un'unica impresa appaltatrice. Cioè, questo è un concetto quindi che va a essere l'anello di congiunzione tra quello che è l'edificio, l'aggregato, e un processo di ricostruzione che vede gioco forza anche una parte amministrativa. Quindi l'unità minima di intervento è una porzione costituita da almeno tre edifici in cui si ha un'idea unica, la progettazione è unica, c'è un'unione di intenti, a volte anche banalmente c'è un'unione di condomini, e si affida l'intervento a un'unica impresa. Quindi è una porzione che cui progetto di intervento viene affidato a un'unica mente pensante che abbia quindi una idea certamente omogenea di intervento, che abbia
la possibilità poi di far sì che questo intervento venga affidato ad un'unica impresa appaltatrice. Mentre per l'unità strutturale, quindi anche detta edificio, anche qui interessante leggere perché che cosa si dice? Gli aggregati possono costituire parte di un isolato edilizio, in ogni caso la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalle contiguità strutturali con gli edifici adiacenti. Sulla base di quanto disposto dalla vigente normativa tecnica sulle costruzioni, in presenza di edifici in aggregato contigui a contatto di interconnessi con edifici adiacenti, occorre tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla continuità strutturale. Quindi si chiaramente pone l'accento sul fatto che l'edificio è l'unità minima, che però poi va visto come un qualcosa che ha delle interazioni con gli altri edifici che compongono l'aggregato. E quindi si vede chiaramente qui, sempre in questo documento, si parla di quanto sia importante definire le unità strutturali e di stare attenti al fatto che quest'ultime non sono più libere, non sono più isolate e che quindi le interazioni possono essere oggetto di vulnerabilità e non ci sarebbero state se avessimo analizzato l'edificio nella sua in maniera singola. Quindi attenzione perché gli edifici in aggregato de devono negli edifici in aggregato bisogna considerare quelle che sono le interazioni tra gli edifici che compongono l'aggregato stesso e quindi è necessario porre l'accento sulle spinte non contrastate sulle pareti in comune, causate da cosa? Da potenziali sfalsamenti di quota, al possibile innesco di meccanismi locali derivati da prospetti non allineati, sia verticalmente che orizzontalmente, quindi si chiaramente richiama l'attenzione su una serie di criticità peculiari dell'aggregato. E qui un po' una slide che cerca di sintetizzare il concetto di aggregato, di UMI, e all'interno di edifici che la compongono. Quindi, con questo gergo, con questo glossario, con questo modo di pensare all'aggregato, cerchiamo adesso di ragionare insieme nella seconda parte del nostro incontro su alcuni problemi di modellazione, alcuni aspetti peculiari nell'analisi degli aggregati. Come nell'edificio singolo, a maggior ragione nell'aggregato. Chiaramente la valutazione della sicurezza non può che passare attraverso l'analisi di quelli che sono i meccanismi locali e l'analisi globale che può, e qui c'è diciamo la novità, passare attraverso l'analisi delle singole unità strutturali attraverso l'analisi dell'intero aggregato edilizio. E qui andremo a fare qualche ragionamento insieme per capire quanto sia importante andare a vedere entrambi gli aspetti nel momento in cui ci si muove sul terreno, direi scivoloso, complesso dell'analisi globale. Tanto è scivoloso, tanto è complesso che non dimentichiamoci che il tema di analisi di meccanismi locali e di interventi volti a eliminare le carenze, le deficienze che possono essere prematuramente attinte in caso di aggregati edilizi, è un tema che mai come nel caso di aggregati acquisisce importanza rilevante. E qui richiamo l'attenzione su un parere della Commissione Consultiva per il Monitoraggio e l'Applicazione del Sisma Bonus, commissione di cui ho il piacere di far parte, che ha chiaramente messo nero su bianco quanto anche nel caso di aggregati edilizi sia possibile e direi anzi auspicabile intervenire con tecniche di intervento locale, specie nei casi in cui il livello di conoscenza non è tale da poter garantire una modellazione attenta, affidabile, adeguata, perché non conoscere in tutto, in suoi meandri, un aggregato edilizio significa poi andarsi a lanciare su una modellazione la cui affidabilità oggettivamente è molto bassa. Quindi, in questo parere si richiama l'attenzione su due concetti. Il primo è che evidentemente si può fare riferimento,
l'utilizzo del sistema Bose, ma io in questo caso non voglio concentrarmi sul sistema Bose, voglio parlare della modellazione e dell'analisi, e quindi si dice che in questo parere si richiama l'attenzione sul fatto che quando si affronta un aggregato, ovviamente non si può guardare la singola unità immobiliare, e questo è un altro tema, cioè evidentemente non posso guardare l'appartamento, devo guardare le unità strutturali, le quali unità strutturali, ovvero gli edifici, poi creano, dando vita all'aggregato. Quindi la Commissione è del parere che quanto riportato all'interno del testo normativo debba essere interpretato, e attualizzato, rendendo aderente alla definizione contenuta all'interno delle norme tecniche. Che cosa si dice qui? Che si ritiene cioè che il riferimento a progetti unitari possa essere inteso come limitato al concetto di singola unità strutturale. Quindi, che cosa si vuole dire? Non il singolo appartamento, iniziamo a guardare l'unità strutturale che una volta individuata può essere oggetto di attenzione e che si possa non necessariamente guardare all'aggregato, così come non si deve necessariamente, cioè come, così come non si può guardare solo alla unità abitativa, che non è un oggetto su cui poter fare dei ragionamenti. E si richiama l'attenzione sul fatto che si possono evidentemente eseguire degli interventi locali secondo quella della definizione di norma. E quindi si dice ancora, per maggior chiarezza, si richiama la definizione di unità strutturale, che secondo l'NTC è quella porzione di aggregato che dovrà avere continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, e di norma sarà delimitata o da spazi aperti o da aggiunti strutturali o da edifici contigui strutturalmente, ma almeno tipologicamente diversi. Quindi, nel caso di aggregati, è possibile effettuare gli interventi locali? Certamente sì. Si deve guardare all'appartamento? No, bisogna guardare all'unità strutturale, almeno come cellula, che è intesa come qui viene definita, e come anche la circolare chiarisce, essere caratterizzata da un comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali, per cui nell'individuarla si terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti anche al fine di definire interventi coerenti con la configurazione strutturale. Sempre nel parere che vi sto leggendo, si richiama l'attenzione sul fatto che è necessario però intervenire sugli aggregati in maniera organica, anche in considerazione del frazionamento delle proprietà che interessano tale realtà, e che proprio per questo, proprio perché spesso non è facile riuscire a fare questo, è evidente che la messa in atto di interventi locali, se ben realizzati, consente di raggiungere, senza dover espletare la verifica sismica complessiva dell'intero aggregato delle singole unità strutturali, in cui occorrerebbe tener conto anche di interazioni con le unità strutturali adiacenti, è possibile quindi mettere in campo una politica di interventi locali. Anzi, si dice, guarda, io, se non hai un grado di conoscenza molto elevato, sono più favorevole all'idea che tu possa sanare delle criticità piuttosto che ad andare a fare degli interventi senza avere contezza di come questi possano impattare sul comportamento dell'intero aggregato. Quindi questo è un tema su cui volevo porre l'accento, e chiudo ricordando che quindi gli interventi locali vengono consentiti, e si dice però anche attenzione che vengano fatti con riferimento a quanto riportato dalla circolare del capitolo C8741, nel quale si richiama anche l'attenzione sul fatto che, per esempio, realizzare dei giunti sismici in edifici esistenti in muratura, specie se in aggregato, è tecnicamente molto molto complesso e quindi deve essere attentamente valutato. Quindi, in sintesi, interventi locali certamente una grande opportunità. Qual è l'oggetto? L'oggetto di un progetto
unitario deve essere l'intero aggregato che è costituito da unità strutturali che possono essere definite come quelle porzioni continue cielo-terra, dove c'è un comportamento dinamico e statico ben definito. L'intervento deve almeno guardare all'unità strutturale come oggetto minimo, ma se si guarda a una visione completa, poi bisogna modellare anche l'intero aggregato. Per cui, se non si è diciamo in possesso degli strumenti che consentano una corretta modellazione dell'intero aggregato, forse meglio andare su una logica di interventi locali, interventi che non modificano la distribuzione delle azioni, ma che certamente possono sanare, per esempio, meccanismi locali che, come abbiamo visto dalle foto iniziali, possono chiaramente attivarsi. Perché tanta attenzione nel dire la modellazione è complessa? Perché evidentemente noi ci troviamo di fronte ad oggetti di questo tipo, oggetti quindi a schiera con più edifici, spesso con altezze diverse, con sfalsamento di solai, edifici a corte, soggetti meno tipicamente in cui sono presenti meno irregolarità, soprattutto in elevazione, ma che presentano grosse irregolarità in pianta e spesso anche grosse criticità riguardo ai meccanismi locali. E poi ci sono porzioni che possono essere fondate su una porzione di terreno inclinato, e questo crea altre difficoltà. E poi ci sono poi gli aggregati complessi in cui abbiamo l'insieme di tutte le potenziali difficoltà. Quindi è chiaro che la modellazione diventa un aspetto molto molto delicato, però oltre ai meccanismi locali che si possono analizzare indipendentemente, la seconda parte della mia dell'incontro oggi con voi vuole dedicare un po' di attenzione agli aspetti legati all'analisi globale, che evidentemente è complessa e sulla quale vorrei fare dei ragionamenti. È chiaro che nel momento in cui abbiamo a che fare con una stecca, con un insieme di edifici, un insieme di unità strutturali, non possiamo dimenticarci che il comportamento di questo oggetto non è lo stesso se lo andiamo a inserire all'interno di un aggregato edilizio. E quindi, diciamo, nell'analisi globale, inutile richiamare l'attenzione, l'abbiamo detto tante volte, sulla tipologia di analisi più idonea, che è certamente la statica non lineare, quando si fa un'analisi globale, oltre ai meccanismi, quindi ai cinematismi. Poi è chiaro che ci sono diversi motivi per cui, da un punto di vista professionale, questo è lo strumento più idoneo, ed è questo lo strumento attraverso cui voglio mostrarvi rapidamente alcuni risultati, per esempio ottenuti su questo aggregato edilizio. Non entro nel merito della tipologia, della muratura dell'aggregato edilizio, sulla sua evoluzione negli anni, che non sono l'oggetto principale di quello che vi voglio mostrare. Ma banalmente vi voglio dire che in questo caso sono stati analizzati tutti i meccanismi locali con indici di sicurezza più o meno inferiori all'unità, ma quello che mi interessa di più mostrarvi è che cosa è accaduto allorquando abbiamo pensato di modellare questo aggregato, di dividere questo aggregato in due unità, unità 1 che qui vedete in blu, in unità 2 che vedete in magenta, e abbiamo pensato di fare l'analisi globale, quindi un'analisi di Cushore, sull'aggregato nella sua interezza e sulle due porzioni spacchettate, quindi sulle due unità. E ci siamo chiesti che cosa cambia in termini di risultato. Beh, innanzitutto, macroscopicamente, vedete che il risultato in termini di indice di sicurezza, che è un parametro, che però è il parametro poi che governa che porta a tante considerazioni successive, è diverso, no? Qui abbiamo 0,33 contro 0,28 e 0,28. Ma la cosa interessante è che quando noi, quindi qui vedete il confronto, l'aggregato nel suo complesso ha un indice di sicurezza fuori del piano 0,15
e 0,33 nel piano, l'unità 1, 0,29 e 0,28, l'unità 2, 0,15 e 0,28. Per il fuoripiano, chiaramente il minimo corrisponde. In questo caso vedete che il minimo non corrisponde. Perché? Perché analizzare l'unità 1 singola o analizzare l'unità 2 singola o comporle e analizzarle insieme da un punto di vista globale dà vita a un risultato diverso. E il motivo è molto semplice, perché chiaramente dinamicamente abbiamo un oggetto diverso, poiché negli aggregati, nella maggior parte dei casi, abbiamo dei solai non rigidi, abbiamo delle forme modali diverse. Il che significa che abbiamo, eccitiamo delle porzioni di edificio diverse, abbiamo delle distribuzioni di azioni diverse e abbiamo dei meccanismi di crisi diversi. Per cui è chiaro che questo ci dice che l'aggregato va diviso in porzioni, in unità strutturali, ma poi dopo bisogna sempre mantenere un doppio punto di vista, lo sguardo sull'unità strutturale e lo sguardo sull'aggregato nella sua interezza. Vediamo, facciamo un ragionamento su che cosa accade analizzando l'unità 1 isolata o l'unità 2 isolata o considerando l'unità 1 come parte dell'aggregato, considerando una perfetta connessione tra le due unità, o analogamente nel caso della 2. È chiaro che qui noi questa connessione non c'è proprio? C'è un fuso di possibili accadimenti, potremmo non avere zero connessione, potremmo avere una connessione perfetta e potremmo avere una connessione parziale. Vediamo che cosa accade. Se non c'è proprio connessione, quindi possiamo spacchettare, o se c'è una perfetta connessione nell'analisi e nella modellazione. Innanzitutto facciamo un confronto di forme modali. Vedete in nero la forma modale impianta dell'intero oggetto e dell'oggetto spacchettato, considerando l'unità isolata, quindi in verde, con l'unità dell'aggregato. Guardiamo che cosa succede nell'unità 1. Vedete che questa porzione, se l'analizzassimo da sola, quindi qui in verde, avrebbe una forma modale impianta che è completamente diversa da quella che ha se considerata come parte di un aggregato, perché evidentemente c'è un'interazione e si vede chiaramente che in questo caso la forma modale è diversa e che quindi avrà su questo oggetto ci saranno nell'analisi, nella modellazione, questo oggetto avrà un comportamento diverso se tenuto analizzato come singolo o se analizzato nel complesso dell'aggregato. E analogamente qui per l'unità 2. Vedete che il comportamento dell'unità 2, se considerata come parte di un aggregato, beneficia del fatto che se fosse da sola, avrebbe un comportamento diverso. Cioè, la forma modale, chiaramente, come giusto che sia, come legittimo attendersi, cambia. E può cambiare in meglio o in peggio, dove meglio e peggio significa avere più o meno spostamenti, avere più o meno effetti torsionali, e quindi è chiaramente legata a quella che è la geometria dell'aggregato. E se noi proviamo a tirare fuori la curva di pushover dell'unità, sia come isolata, ma estrapolata, oppure dell'unità come appartenente all'interno aggregato, estrapolandola, vediamo che cosa. Vediamo questo confronto, a mio parere molto interessante, che ci dice che se l'unità 1, questa, è analizzata da sola, beh, il suo comportamento in termini di curva, taglio alla base, spostamento del nodo di controllo è questa. E in questo punto si attiva una crisi. Si attiva una crisi. Se invece questa unità è parte dell'intero aggregato, che cosa accade? Che la curva che possiamo avere è questa, la crisi si attiva molto dopo. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che questa parte, aggregandosi a questa, fa sì che la distribuzione delle azioni che arrivano su questa unità è diversa, in generale diversa. In qualche caso questo può essere un effetto benefico, come in questo in altro può essere non benefico. E la stessa cosa accade nell'unità 2, cioè vedete che chiaramente cambia proprio
la curva taglio alla base spostamento perché i modi di vibrare sono diversi, quindi eccito delle masse diverse, quindi ho delle curve diverse che portano a delle crisi che possono essere diverse sia in termini di temporali, cioè alcune sono stesse premature rispetto alle altre, sia rispetto alla modalità di crisi. Vedete che ci sono diverse zone in cui la modalità di crisi è diversa, sia proprio i meccanismi possono essere diversi. Quindi questo per dire cosa? Che la modellazione dell'unità singola o dell'unità in aggregato porta a dei risultati diversi. E questo fuso di possibilità, poi facendo una comparazione con la realtà, ci dice che entrambe le modellazioni rappresentano, sono parte di quello che è il comportamento reale di questa porzione, di questa porzione, e evidentemente ci si avvicina di più a una delle due modellazioni in funzione di quanto la connessione è scarsa o invece perfetta, secondo quelle che sono state le due potenziali assunzioni. Quindi questo per dire che è fondamentale conoscere il grado di vincolo. E se non lo si conosce in maniera così chiara, conviene poi fare una doppia modellazione, quindi dell'unità singola o dell'unità o dell'intero aggregato, e cercare di capire chi porta a risultati che possono essere più cautelativi o anche più rappresentativi di quello che è il meccanismo che ci si attende. E questo non fa altro che confermare la complessità della modellazione nel caso di aggregati, dove, come dicevo, i parametri che contano e che incidono sono tanti, le regolarità impiante, il grado di connessione che abbiamo già analizzato, la presenza di solari sfalsati. E a rafforzare il concetto che vi ho mostrato con queste slide, le prossime 3 o 4 slide fanno vedere i risultati di uno studio parametrico condotto presso il nostro dipartimento, in cui si è provato a vedere quanto i parametri che sono poi alla base del comportamento di questi edifici possano incidere nella valutazione di un aggregato edilizio e nelle unità appartenenti a un aggregato edilizio. Si è analizzata la presenza di solaio rigido deformabile, materiale più o meno resistente, presenza di diversi piani sfalsati, diverse percentuali di apertura e posizione dell'edificio. Non entro nel merito di quelli che sono stati i risultati, voglio solo mostrarvi quanto diverso sia il comportamento della singola unità se analizzata come singola, se analizzata in un contesto che può avere una forma in pianta diversa, o una forma in elevazioni diverse. E dalle slide qui riportate si vede che sono frutto, ripeto, di uno studio qui condotto presso il nostro dipartimento, si vede che confrontando la curva taglio alla base, spostamento di un punto di controllo dell'edificio singolo o dell'edificio appartenente a una stecca, si hanno dei risultati completamente diversi. C'è un effetto telaio che incide sulla curva. C'è un effetto posizione, un effetto configurazione in pianta che porta a dei risultati completamente diversi a seconda se l'edificio è il numero 3, qui rappresentato il numero 2 o il numero 1 rispetto a quello singolo. C'è anche una diversa, un diverso massimo taglio alla base. Così come il comportamento è fortemente, chiaramente influenzato dalla presenza di solai sfalsati, che vanno a portare delle azioni concentrate sulle murature che possono quindi fortemente ridurre quella che è il massimo taglio alla base, passando da una configurazione in cui non ci sono solai sfalsati a una configurazione in cui invece ci sono dei solai sfalsati, pensando a un edificio alto, un edificio tipo un edificio alto oppure basso tipo alto, è chiaro che c'è un impatto importantissimo sulle curve di capacità. Così come, e questo non può che essere facilmente intuibile, il grado di connessione tra le strutture, quindi tra le murature portanti, tra le strutture orizzontali e quelle verticali e tra
E qui è proprio la parte innovativa dell'aggregato tra le varie strutture, che, tra i vari edifici, le varie strutture che compongono l'aggregato, bene, anche questi giocano un ruolo determinante e vedete che tra un solaio non ammorsato con le pareti e un solaio ammorsato con le pareti, vedete che il comportamento è completamente diverso. È completamente diverso, così come, scusate, questo era la connessione parete-parete, scusate, tra le pareti verticali, mentre questo è l'impatto della connessione del solaio sulle murature, e anche qui si vede un effetto che incide notevolmente sul comportamento. Così come in questa slide si vede che laddove la connessione tra le diverse unità che compongono l'aggregato sia efficace, sia un comportamento, se la connessione è debole, chiaramente si può avere una crisi locale e che quindi fa sì che il comportamento sia diverso in termini di curva di capacità. Quindi la sintesi è che i solai spalzati evidentemente sono fonte di riduzione di capacità dell'aggregato, che le unità laterali di un'aggregata schiera sono condizionate dall'effetto telaio, ci può essere un'amplificazione dell'effetto telaio nel caso di una forma di aggregato ad L, c'è un'amplificazione di un effetto spingente trascinamento a variare dell'altezza dell'unità, quindi c'è un comportamento che risente da chi trascina l'altra porzione di aggregato, e poi evidentemente c'è un tema di crisi di collegamenti laddove questi non siano particolarmente efficaci. E voglio chiudere con un caso studio per mostrare anche il caso in cui invece si è portato avanti uno studio, un'analisi globale, caso di un aggregato di un monastero di Sant'Angelo ad Ocre, analizzato nell'ambito di un progetto il cui acronimo era PROVACI, Tecnologia per la protezione sismica e la valorizzazione di complessi di interesse culturale, un progetto che è stato condotto in collaborazione tra il Consorzio Stress, l'Università di Napoli, l'Università di Padova, il Consorzio TRE, CETMA, Cracker, Veneto, Nanotech, quindi SIPRE, un progetto che abbiamo portato avanti un po' di anni fa. Ho voluto riportare alcune slide che richiamano l'attenzione su questo studio, in questo caso dimostratore, anche per darvi invece evidenza che quando la fase di conoscenza è molto accurata, e beh, evidentemente in quel caso sia le analisi dei cinematismi sia le analisi globali possono portare a dei risultati molto interessanti. Qui vedete quanta importanza è stata data alla fase di conoscenza con l'utilizzo di laser scanner, termografie, endoscopie, indagini visive, indagini volte alla definizione del rilievo del danno. Per ogni porzione murale è stata fatta una scheda di rilievo. Inutile dire che veramente questa fase, quella del rilievo e la conoscenza, diventa imprescindibile, e senza una buona fase di analisi storica per individuare l'evoluzione, senza una buona fase di conoscenza, io realmente credo che un'analisi globale possa veramente portare a dei risultati che non sempre siano realistici. In questo caso, particolare cura è stata dedicata a questa fase, si è portato poi avanti l'analisi dei meccanismi locali, sia l'analisi globale, sia delle singole unità strutturali che dell'intero aggregato. Qui vedete ancora alcune slide che richiamano l'attenzione su quanto sia stata spinta la fase di conoscenza anche attraverso l'utilizzo delle termocamere, e qui vedete come si sia potuto ricostruire l'evoluzione dell'intero aggregato, e questo ci ha consentito all'intero gruppo di lavoro di capire bene anche le diverse tipologie di murature, le diverse tipologie di connessioni, le diverse tipologie di orizzontamenti, che hanno consentito una corretta suddivisione dell'aggregato in diverse unità,
anche una possibilità di analisi globale corretta. E qui vi riporto, prima di andare rapidamente alla chiusura, i risultati dei meccanismi locali in termini di ribaltamento. Vi riporterò le verifiche di ribaltamento composto che sono state eseguite, così come il ribaltamento del cantonale e la fissione verticale. Qui vedete tutte le porzioni di aggregato sulle quali sono state effettuate le verifiche, 28 meccanismi di ribaltamento, 29 meccanismi di ribaltamento composto con un indice di sicurezza che evidentemente è stato diviso in quattro fasce, questo sarebbe zeta con E tra 0 e 10%, 10, 50, 50 e 1, maggiore di 1. E vedete che in questi potenziali meccanismi di ribaltamento, nel 7% dei casi si è trovato un indice di sicurezza inferiore al 10%, e nel 38% tra 10 e 50, quindi abbiamo ben 45, quasi uno su due meccanismi di ribaltamento molto facilmente attivabili. Questo è un dato significativo perché ci dice che già intervenire su questi dà evidentemente la possibilità di risolvere delle criticità molto importanti, con un valore minimo 0,9. Stesso per la flessione verticale, dove le cose vanno un poco meglio, ma ancora 16% di indice di sicurezza minore del 50%. Indice di sicurezza intendo zeta con E, ovvero capacità portante inferiore al 50% di quella legata alla richiesta normativa. E poi nei 14 cantonali, ancora una volta presenza di 7% dei casi con indice di sicurezza minore del 10%, e qui vedete le criticità maggiori dove si sono riscontrate in questa chiaramente porzione muraria, dove è evidente che il meccanismo, il cinematismo è facilmente attivabile, così come in questa parete dove si chiaramente poteva attivare un meccanismo di flessione verticale, e il cantonale più debole all'interno della prima. Per poi passare all'analisi globale, vedete qui l'intero aggregato che è stato modellato e che poi è stato modellato spacchettandolo nelle sue unità. Sia per l'aggregato, la sua interezza, che per le unità sono state eseguite le analisi, e qui vedete direttamente i risultati dell'analisi di Pucciol nella direzione X e nella direzione Y. Vedete la bilinearizzazione della curva di Pucciol, che poi ha portato alla possibilità, attraverso il confronto con la domanda, ha la possibilità di definire per ciascuna unità dell'aggregato qui definita in diversi colori, che è caratterizzato da una diversa curva di capacità, un indice di sicurezza, e vedete che la direzione X in questo caso è risultata la più gravosa, con degli indici variabili tra un minimo di 0,20 e un massimo di 0,70 nelle varie unità. Un po' meglio la situazione nella direzione. E con questo esempio, diciamo che ci dà anche una visione di casi in cui si è arrivati a dei risultati più di dettaglio, robusti e raffinati, io chiudo il mio intervento dandovi appuntamento alla prossima volta, incontro nel quale cercheremo di vedere, con dei dati sperimentali, e per sperimentale intendo di evidenze di comportamento di danno di edifici in aggregato colpiti dai recenti eventi sismici, cerchiamo di vedere se i concetti che abbiamo richiamato oggi attraverso aspetti di modellazione hanno poi trovato riscontro nella realtà. Evidentemente la realtà, specie degli edifici in aggregato, è complessa, quindi non sarà facile trovare questo riscontro, ma proviamo a vedere, a leggere quantomeno insieme la foto di quello che è accaduto sugli aggregati colpiti da recenti eventi sismici. Con questo mi fermo e, come al solito, ringrazio tutti voi per l'attenzione.